Chi può scappa. Questi abitanti di Mosul sono usciti dalla città irachena sotto assedio per trovare rifugio a Gojali, nella periferia est già liberata. Per loro le organizzazioni umanitarie internazionali stanno allestendo dei campi a ridosso della città. Secondo l'ONU gli sfollati sono già 68.000, ma a Mosul ci sarebbe ancora 1 milione di civili. L'UNICEF parla del peggior assedio del dopoguerra insieme a quello in corso ad Aleppo in Siria. L'esercito iracheno porta avanti un'offensiva per riprendere al sedicente Stato Islamico la seconda città del paese. Le forze speciali si stanno muovendo verso il centro. Sono solo 10 chilometri, ma avanzano lentamente perché l'ISIL resiste, soprattutto utilizzando i mortai e i suoi famigerati cecchini.